che avere svalorizzato, squalificato il lavoro, avere smesso di investire nella sua qualità e nella sua innovazione è una delle ragioni della continuazione della crisi, non è altro. Ed è esattamente per questo che non c'è una distanza tra questa proposta e il piano del lavoro, perché la premessa del piano del lavoro era esattamente il fatto che bisognava ritornare alla qualità del lavoro, perché quelli che ci raccontano che la produttività la recuperiamo lavorando 24 ore al giorno o aprendo i supermercati la domenica o magari il 1° maggio la notte di Natale non determinano una capacità di qualità competitiva e di produttività del paese, distribuiscono solo un po' meno reddito ai lavoratori e lo spezzettano di più.